do un caloroso benvenuto ai miei iscritti. Oggi, come avete letto dal titolo, vediamo un unboxing Shein abbastanza grande. Io spero di riuscire a farvi vedere bene quello che c'è all'interno, perché non avendo la ring light con me qui in Francia non posso fare le inquadrature dall'alto. Quindi vi chiedo già scusa prima di iniziare a farvi vedere le cose, se le inquadrature non sono perfette. Cercherò di fare del mio meglio e adesso procediamo a fare l'unboxing Shein. Buona visione. Visto che ci sono delle cose piccoline da farvi vedere, ho cambiato inquadratura in modo tale che riesco a farvi leggere anche il codice di queste cose piccoline. E partiamo con questo paio di orecchini, il cui codice è questo qui, e sono degli orecchini che hanno l'immagine di una donna con il proprio cane abbracciato. Io appena li ho visti questi orecchini, ho pensato subito a me e Iro, che mi manca veramente tanto tanto. Questi sono fatti, non sono con le monachelle, ma sono con il perno. Ho preso questo portacellulare e questo è il codice. Sono quei, ovviamente rosa, sono quei portacellulari che si mettono al collo. Questa è la parte che va all'interno della custodia del cellulare, quindi della cover, e poi qui si attacca questa cordicella che serve per mantenerlo al collo per lavorare. E questo è il codice. Questo orologio, sempre rosa, questo orologio qui, guardate com'è ben imballato. Eccolo qui, ho fatto così, lo voglio usare per lavorare perché il mio orologio, che è un festina, ho paura che si possa rovinare mentre sto lavorando, e ancora non lo apro. E come vedete qui, proprio per non far andare avanti la batteria, c'è questa sorta di blocco proprio per non far consumare la batteria. C'è questo bracciale, questo qui. Non metterò per lavorare, ovviamente, perché io penso che al primo movimento si stacca tutto. E niente, questo è l'orologio rosa con in abbinato il braccialetto. Penso che questo riuscirò a farvelo vedere. Uno stampino per fare quattro gelati, ghiaccioli, quello che insomma preferite, con dietro con i suoi bastoncini, e questo è il codice. I gelati li ho comprati, però non vedo l'ora di farmeli anche da me. Ho preso questo bicchierino, ecco, qui lo faccio vedere così, tanto è semplicissimo, rosa. Per mettere lo spazzolino e il dentifricio, ho preso questo portabiancheria rosa, molto semplice, di quelli pieghevoli, così me lo posso riportare anche in Italia. E questo è il codice. Ho preso un altro paio di orecchini, vi faccio vedere il codice, questo qui. E sono orecchini a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Ed eccoli qui. Questi sono lunghi, mi sono piaciuti subito. Appena l'ho visto, ho detto: no, questi devono essere miei, perché sono veramente, veramente carinissimi. Vabbè, qui c'è l'orologio con il bianconiglio, le carte, ma sono fatti benissimi. Guardate, anche questi sono a perno, praticamente hanno il doppio applicatore in silicone per non farli scivolare. Devo cambiare inquadratura e vi faccio vedere le altre cosine. Ora, per farvi vedere gli articoli un po' più grandi, ho di nuovo cambiato inquadratura e se non riesco a farvelo vedere l'articolo per intero, come al solito vi lascio la foto. Partiamo con un articolo abbastanza grande, che è una borsa. Ed è questa borsa qui.
Il codice è questo. Speriamo che metta a fuoco. Eccolo qui, una borsa rosa che ho preso per andare a lavorare. È piena di tasche, comoda anche lateralmente, e poi dentro è fatta senza tasche, è così, è impermeabile e ha anche la tracolla, che quindi la possiamo, e quindi si può mettere anche così. Questo qui si chiude ed è comodissima per andare a lavorare. Ah, e c'è anche qui un'altra cerniera, un'altra tasca. Questa l'ho pagata, mi pare, 6 euro. Poi vedete che l'inquadratura è leggermente cambiata? È perché il telefono si è surriscaldato, mi sono dovuta fermare. Quindi adesso riprendo e dopo la borsa vi faccio vedere cosa ancora c'è nella busta di Shein. Allora, ho comprato questi mollettoni a forma di fiore. Non so se si riesce a vedere il codice, ma vi lascio la foto in modo tale che potete prendere nota. E sono a forma di fiore. Ho scelto questo tipo qua, come vedete sono quattro colori. L'ho presi perché quando vedo i capelli al lavoro non mi piace avere il classico mollettone, e quindi questi li ho presi per dare un po' di stile ai capelli legati. Queste scarpe che avete già visto nel precedente video unboxing che ho fatto in Italia, che le ho prese per mia madre. Questo è il loro codice, e le ho prese perché, se vi ricordate, ho acquistato anche delle spadriglias per me, ma non questo tipo qui di scarpe. Queste per me sono comode sotto. Cioè, ho pensato che possono essere comode sotto i jeans. Ho comprato queste grucce, sono 5 grucce di vari colori. Questo è il codice. Me le aspettavo più grandi, però va bene lo stesso perché io non ho. Ho qui poche grucce, ma queste mi sono utili più che altro per le Adesso magliettine. Iniziamo con qualche capo d'abbigliamento. Allora, questo è il codice, una canottiera con doppie bretelline. Vi lascio la foto per farvi vedere com'è il modello, e qui sotto viene praticamente a fascione che si restringe, e vi lascio anche scritto se la taglia va bene oppure no. Così, un'altra cosa piccolina, questo è un kit per fare l'amigurumi. Non ve lo faccio vedere, non lo apro, perché voglio fare un video a parte in cui vedremo insieme il contenuto di questo kit, perché essendo mancina, per me lavorare all'uncinetto è sempre stato difficile. Ora voglio provare a fare qualcosa con l'amigurumi, cioè io poi non è che faccio cose semplici, tendo sempre a rendere complicate le cose. Comunque, questa è la bustina e poi vi farò vedere che cosa c'è all'interno con un video a parte. Poi ho comprato uno specchio. Lo specchio è, pensavo fosse più piccolo, invece è abbastanza grande, sempre rosa. Mi piace proprio tanto il rosa, ben imballato, e si presenta con l'apertura così. Non vi faccio vedere lo specchio che altrimenti riflette. E in pratica qui c'è lo specchio, come vedete, qui, e questo funge da base. Perché qui non ho uno specchio decente per poter fare il make-up,
per potermi sistemare le sopracciglia. Poi, questa è una maglietta, se credo di aver capito, sì, questo è il codice. Allora, io adoro le t-shirt di Shein, voi lo sapete, chi mi segue sa che io ho acquistato parecchi t-shirt e non mi fermerò qui. E ho trovato questa magliettina in sconto che me ne sono innamorata subito. Cioè, leggete la frase, vi prego, ditemi se non è adatta a tenere lontana determinate persone, lontane determinate persone. Sarcasmo, perché Avada Kedavra è illegale. Chi segue Harry Potter, chi è un Potterhead sa che cosa intendo. E mi è piaciuta subito questa maglietta, appena l'ho vista, ho detto no, deve essere mia. Io prendo sempre taglie S e XS, dipende dal modello, ma queste qui mi piace portarle larghe. E niente, che ne pensate? Carina, eh? Ancora, questo è il codice ed è, aspettate perché non mi ricordo, con la manica a tre quarti. È traforato, ho preferito prenderlo nero, c'erano di vari colori. Io adesso me lo provo con voi, quindi vediamo se mi va. Beh, oh, è preciso! Oh, che carino! Sì, è carinissimo, guardate, la taglia è perfetta. Su questo vestito sta benissimo. Siccome adesso qui fa caldo come in Italia, però ci sono la mattina e la sera ci sono degli sbalzi termici veramente che pizzicano, eh? Quindi devo dire che è veramente carino, semplice nero con questa trama traforata. Quindi, bella, questa mi piace. Sono contenta di questo acquisto, di questi acquisti. Vedo che rispondono a quello che c'è nelle foto. Ah, questo qui, questo è il codice. Questa è una camicia da notte che io però ho comprato per metterla per casa, cioè per stare più fresca in casa, ma anche quando mi servirà per dormire. Ma io solitamente per dormire uso soltanto canottiere. Ah, che carino! Sì, come me l'aspettavo. Ecco qui qual è il disegno con il caffè. Aspettate che sposto le buste. È fatta così, uguale anche dietro. E davanti viene un po' arrotondata davanti e dietro invece è dritta. Così. E ho preso di questa una S perché invece per dormire o stare vestita in casa voglio stare comoda. Quindi anche questo è carinissimo. È fatto così, carino. È ovviamente sintetico come materiale, non è cotone. Se vi può interessare, no, non è cotone, assolutamente no. Ancora, ah, questo è il codice, questo qui, la marca è Emery Rose. Se voi vi ricordate, io ho preso parecchie magliettine per mia madre di questa marca qui, che sono ottime veramente, anche se è acrilico il materiale, però è un materiale resistente, non di quei materiali che oggi lo indosso e domani lo devo buttare. Ecco. Un vestitino con le spalle che si possono adattare. Però mi sembra, ho preso una S, però mi sembra molto largo. Io questo qui l'avevo preso per uscire, l'ho preso per uscire, per stare fresca nei giorni più caldi, insomma, però lo vedo un po' troppo largo qui. Forse avrei dovuto prendere una XS, non lo so, lo devo provare, vi farò sapere. Nel caso fosse largo, anche questo lo utilizzerò per stare comoda qui in casa. Chiamiamola casa, ma è una stanza. Ultima cosa, un pigiama. Questo è il codice.
ed è un set con dentro anche la mascherina per dormire, ma io le mascherine non le ho mai indossate. Però per il prezzo che ho pagato 2 euro e qualcosa perché stava in super offerta. Ho preso una S, sempre un po' più abbondante, perché io di Shein di alcune cose indosso la XS, ma ho preferito abbondare per stare più comoda. Questi sono i pantaloncini con i donuts, sono troppo carina. E questa è la canottiera con, vedete com'è fatta, molto carina, semplice, giù non ha nessun orlo e ha arrotondato. le spalline che si possono adattare alla nostra spalla. E niente, questo è quanto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo unboxing Shein, se ne volete vedere altri. Niente, ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi scritto qualche commento di cosa ne pensate, se vi è piaciuto quello che ho acquistato, se non vi è piaciuto, come volete. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio della compagnia, ci vediamo al prossimo video, un bacio da Chicca, ciao ciao!